Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati con un nuovo cast, io sono Blackforce e oggi vi porto ancora PvZ e ancora Arthur contro Nergal. Quello di prima era stato il game 1, anzi il game 2 perché io che è stato come primo game, ma è stato il game 1. Vediamo cosa è successo in quest'altro game, per scoprire il risultato andate a vedere il match precedente, il cast precedente. E intanto qui vediamo cosa faranno i due giocatori, ma andiamo avanti le prime fasi della partita, quelle della produzione di lavoratori e basta, che è un portale. Portale 2, doppia raffineria con 2, 3, questo per avere il gas ma anche per sviluppare velocemente una seconda, un'exp, e poi va a fare il centro cibernetico, mentre lo Zeri ovviamente si espande dopo aver fatto la posta germinale. Queste giocate il Protoss le fanno per avere sia il gas sia il minerale sufficiente sia per evolvere Tech che per andare ad espandersi. Intanto lo Zer che manda i suoi overlord sorveglianti in giro per la mappa, quando sono trasformati in overseer possono, sì, in overseer, quando sono trasformati in overseer possono vedere le unità occultate, ma quando c'è la tana possono fare la cacchetta, che dà veramente un fastidio allucinante ai giocatori. Intanto il Protoss quindi che ha racimolato quei minerali dalle 2 sonde su 3 al Vespene, non completando ovviamente la saturazione del Vespene, può andare ad espandersi. Uno Zerglino riesce a entrare nella base del Protoss a vedere quello che sta facendo, e lo Zer, come vede l'espansione del Protoss, va subito su 3 basi. Giocata tipica questa, quando il giocatore va su 2 basi vuol dire che non si vuole espandere, vuol dire che non vi vuole attaccare subito come farebbe se magari rimane a monobase. E quindi lo Zer, quando vede questo, si va a triespandere, quindi a prendersi un'altra espansione che poi è la terza. Normalmente qui il Protoss ha due basi, poi si chiude qui, decide di uscire con un push cattivo, quasi uno lì, oppure con uno scout di Phoenix. Vediamo qui il Protoss che mette giù la fabbrica robotica, un altro gate, mentre lo Zerg continua la sua produzione incessante di lavoratori e di regine. Ha già una regina su una base, gliene manca una qui e poi vediamo se ne farà altre da mettere a fare biotumore, la cacchetta da spargere sulla mappa e ingettare l'inject per le larve, ne ha anche un'altra qua. Mentre il Protoss ha fatto il Mothership Core, unità difensiva veramente veramente importante per i nostri amici barra nemici Protoss, dipende da che razza giocate voi. E qui il Protoss ha mandato una sondina a vedere un po' com'era la situazione. Lo Zerg sa veramente tutto di cosa sta facendo questa sondina. C'ha Zergling che girano per la mappa, Overlord in punti chiave della mappa, la cacchetta che continua a espandersi e a dar visuale. Intanto il Protoss va a fare un immortale così, a random, un immortale a random che va sempre bene. Un altro immortale a random, e probabilmente questo è per un push imminente. Sta producendo immortali, bello l'immortale qua sotto, che posso sparare tutto qua, 10 danni, ok. E poi sentry preziosissime per i Protoss. Adesso i PvZ si giocano sulle sentry, sull'abilità del Protoss a fare force field, a intrappolare all'esterno dei force field l'esercito nemico, o a circondare il proprio esercito con force field per far sì che gli Zergli non possano circondarlo e fare un male allucinante. Qui arrivano questi zerglini, lo Zerg ha ricercato l'incremento metabolico, ma vediamo produzione di blatte per lo Zerg che deve aver messo giù la colonia delle blatte, e adesso è solo su 2 gas. Normalmente gli Zerg quando vogliono fare blatte vanno su 3 gas, questo gli permette di avere sia il gas sia il minerale per fare una giocata di monoblatta. 14 blatte fuori più l'incremento metabolico, questo può essere anche un push di blatte e speedling. Normalmente si vede il push di Veneling e Speeding, Veneling per bloccare il muro. Normalmente l'improto si chiude con la torre, ma per l'edificio chiave che deve essere un po' più perché è ancora con meno vita. In questo caso non è così, però se questo pilone, che ha veramente poca vita, ma non è questo il caso di Bundling, questo è il caso di latte cattivissime che vogliono pushare forte, ma se il Mothership Core davvero non ha anche giù ancora unità che possono sparare in aria, sta ora facendo la ricerca per evolvere il vivaio in tana.
del latte non ha toccato niente, appunto perché serve la tana. E quindi ha fermato parte del suo esercito sulla torre Xel'Naga, mentre l'altra parte, formata dalle blatte, le ha sparse per la mappa. Intanto, bellissima produzione di biotumore, guarda qui, siamo a 10 minuti e il biotumore ha già invaso un quarto della mappa. Robert qui ha da parte del Protoss, che vuole vedere cosa sta facendo lo Zerg nella sua base. Lo Zerg non ha... Ah sì, ha un lanciaspore. Non ha un lanciaspore per base, però lì un lanciaspore ce l'ha. Quindi se l'Overseer sarà fortunato da finire questo vengono devastati dagli zeloti, quindi ottimo ingaggio da parte del Protoss. E ora sta uscendo per la giocata di monoplatta con questi esplosivi da parte dello Zerg. I mortali sciolgono le platte della vita in modo molto molto rapido. Qui lo Protoss vuole cercare di questo, ma ora no, vede che riesce a passare, vuole intrappolare magari lo Zerg in questa conca. Sta proprio sempre quello che ha perso la possibilità di sviluppare, può fare qualche sforzo di riesce magari ad arginare un po' la pressione delle tasse, ora per Zelotti che si scaglia in questo e si scuola con la sua stati filati dalla linea mineraria, ma continua a fare da parte del giocatore Zerg, da parte di Nerchio. E quindi magari ecco qui il Roth di prima. Nerchio ha perso anche questo game. Arthur va a vincere la serie di partite. Questo probabilmente era un best of 3. 2 match a 0 per Arthur, che a niente, il giocatore Zerg con due push praticamente uguali. Erano addirittura degli Olimp, perché guardate qui il Protoss non stava producendo nulla. Non stava producendo nulla, stava solo producendo unità. Quindi un bel GG ad Arthur, che porta alla resa il giocatore Zerg. È un bel gel a kef a tutti voi che mi seguite. Noi ci vediamo al prossimo cast. Grazie della visione, grazie di tutto, grazie dei mi piace, grazie dei commenti, commentate, mettete mi piace, iscrivetevi, mi fa sempre piacere anche sentire la vostra opinione, e noi ci vediamo al prossimo cast. Ciao a tutti ragazzi.